Signori, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video, ma soprattutto benvenuti in Villa Elitz! Oggi, signori, siamo qui con il video dell'anno, più importante ancora della YouTuber League, perché qualcosa questo torneo deve averci lasciato. E oggi capiamo cosa vi ha lasciato. Perché la Juventus vince la finale di ritorno della YouTuber League! Oggi siamo qui, come avete intuito, probabilmente più svegli, più attenti, leggendo il titolo, con un quiz. Quante ne sai sulla YouTuber League? Risponderanno i ragazzi, ma ovviamente io ormai anche per deformazione professionale ho bisogno di una spalla, di una co-conduttrice, quindi... Ciao! Sì. Come stai? Bene, grazie, tu? Cosa ci fai qui? Qui Daria, bella, bella diretta. Da. Dai, arriva bella, però io ormai anche per deformazione professionale ho bisogno di una spalla, di una co-conduttrice. Eccomi qua. No, cioè tu è tutto l'anno che conduci con me, tutto l'anno che fai domande scomode a tutti, lì ti odiano. Hai detto che non ti godi mai una vittoria perché succede sempre qualcosa. Oggi sei pronto a goderti questa vittoria senza nessun intoppo? Adesso vediamo se hai imparato qualcosa. Tu giochi. Ah, tu giochi. Vado. Vai. Tu prego, giochi. prego. Ah. Vieni, Rasa, vieni. Quando perdi. Come co-conduttrice oggi c'è Michela. Ciao a tutti. La cosa bella è che Michela della YouTuber League non sa niente. Le domande le faremo una a testa. Per prenotarsi dovranno buttarsi all'indietro in piscina, ovviamente, e poi potranno rispondere alla domanda. Oh. Ah. Bellissimo. Fantozzi ragioni rugo. 15 domande, cominciamo. Che ne so? Che ha toccato? Che chi ha segnato il primo gol della YouTuber League? No, porco cane! Aia, schienata, che dolore! Tempo! Lo so! Valevise! Valevise! Ah, mi trattai quella partita! Corretto. Bravissimo! Ah, io c'ero, era molto qua! Sempre il 17, morbido, deviazione, palla che torna off Samuel, giocata di Samuel dentro ancora! Occhio al secondo palo, Valevise! Chi ha segnato l'ultimo gol della YouTube? Capolonghi! No! No, Caduia! Varamo! No! Ragazzi! Ragazzi, il video è uscito! È uscito oggi! Ce l'ho! Iaio! Il video è uscito oggi, che stiamo registrando! No, no! L'abbiamo visto tutti insieme! Spiega! Sì! Ah, cacchio! Dove che insiste? Campolunghi, vi prega! Qui siamo sul regolamento, terza domanda. Perché la Lazio ha giocato la finalissima? Perché non è forza Roma, dai! Chi ha chiamato prima? Chi ha fatto qui? Chi si è tuffato prima? VAR mi serve. Mirko! Perché ha fatto più punti degli altri. Spiegala bene. No. Nei due gironi ha fatto più punti degli altri, e quindi Napoli, visto che ha perso. È così. Questa la so la bene. Ma purtroppo, insomma. Però è quello, lo so bene purtroppo. Dovete capire che fa molto caldo, quindi anche il linguaggio non è proprio forbito. Però ecco, va bene lo stesso. Abbiamo lasagna a un punto, Harry a un punto, Mirko che esce da foca, dall'acqua. Molto bene, Mirko. Ci sono. Sexy quasi come mister a uno. Domanda successiva. Quante partite ha arbitrato Omi? Ma non ti ha tuffato lui, ma com'è possibile? Oh, dai! Harry, Om ha arbitrato ben 3 partite. No. Lasagna? 2? Sì! Quinta domanda, signori. E qui vedo battaglia. Quanti gol ha fatto Luca Campolunghi? Porto! 16. Che bomba! Brava! 16. È dura la vita da bomba. Bravo, è Luca! Bombe. Fatto dato per Campolunghi questo, No, attenzione. Brava. Alice, occhio. Alice. Rico. Interamente su Nico, riparte la Juve, avanti 3-2, rimonta e contro rimonta, bellissima partita. Campolunghi, ti pega e solo. Campolunghi vuole la porta, perché sente la porta, perché lo sa fare, perché è arrivato Erling Braut Campolunghi. Latta ha segnato un gol contro l'Inter. Quale? Ho segnato il secondo. Ho segnato il terzo gol. No, è il secondo. Isma dentro per Lazza, che può andare da solo in area. Lazza! Quante partite ha perso la Lazio? Qua è un gomblone.
ha perso il derby di ritorno contro la Roma, la finale di andata contro la Juve. Godo. E un'altra ancora. Ha detto no. Quante, non come. Allora, tre o due? Due! Sì! Signore. Allora, quale gol ha segnato in Napoli-Roma? Ho segnato il 4-1. Bravo! Bravo! Grazie, raga. Ricordo. Sono il boss del freestyle. Grazie, raga, veramente. Grazie, raga. Bravo Andre, bravo. Sono grazie Fede, grazie veramente. Grazie veramente. È molto. Siamo la tua vittima boss. Preferita, bravo, bravo, bravo. Guarda che schizza nelle mani di Dario. Bravo, un anticipo. Attenzione alla palla che rimane di più. Quanti gol ha segnato Matthew? Che detto il nome? Amo il boot. 4! Ma che uno? No, oh, ho fatto un sacco di gol, ha fatto uno. Uno, e nella Youtuber League 1 ne ha fatto. Oh, con sì. La Juve basta. Uno. Torna sul mancino. Crispo, apertura, Matthew, la sposta. Dentro! Sì. Chi ha segnato il 3-1 della Roma nel derby di ritorno? Faccela so, puttana. Federico Marconi. No! No! Io! No, Mirko! Raid! No! Ah, venite qua, oh! Allora, il 3-1 è il ritorno? Sì. È stato annullato? E l'ha segnato Mazzei. No! No, me no, no, no! Io! Michele Rapolla. Sì! Il boss è solo. E allora in verticale per Rapolla. Mancino! Mamma mia, che gol! Vi ricordate a quanti punti siete? Asciutto! Tati, ma l'hai vista la Youtuber League? No, Dio santo! No, chi è stato il capitano del Milan in Juventus Milan? Tati. Dici, dai, sentiamo. Allora, capitano è stato Alboso, Rocco Mastrocinque. Lo vuole dire attaccante? Dici. Ma cazzo, aspetta. 5, 4, l'attaccante, 2009. 1, Rogna. No, Mirko. Arrivazza. No, non c'era. Zoccolo. Sì. Pippega ha segnato un gol in rovesciata. Contro chi? Andre. Contro l'Inter. No. Beh, col Milan, per forza. Sono Inter e Milan. Lungo colpo Gobbo, cercare Capolucchi, prolungato Pippega, dopo rovesciata! Rovesciata del Pippega! Tre domande alla fine, Lasagna è avanti, 5 punti, Lazza e Andre sono a 3. Rollo degli autogol, ha segnato un gol, contro chi? Contro il Milan? No. Contro l'Inter? No. Per Gunther, destro, vola Fene, poi c'è Rollo, stop e cross anziché tiro. Forse qui grazie alla Juve, ma non molla perché se la riprende Rollo! Rollo! 2-0! Arrivo! Occhio perché ha 4 punti, Due domande alla fine. Quanti gol ha fatto Campolunghi contro Milan? Quando? Andata e ritorno o andata o ritorno? Contro il Milan in generale. Ah, contro il Milan in generale. Aia! Lasagna, dovresti saperla, vorrei dire 9. No, aspetta, io. Se non è 9, 8. 7. 7, signori! Ammazza! Sono rimasti in 3. A questo punto direi di fare una piccola semifinale, un playoff. Tanto ce ne sono stati pure troppi nella Youtuber League. E poi la finalissima contro Lasagna, che è a 15 punti. 15? Sì. 5. Vabbè, in campionato. Che è a 5 punti. Quindi tu fatti da parte. E arriverà la domanda bonus. Intanto però vediamo contro chi sarà questa domanda bonus. Domanda neutra. Quante partite ci sono state nella prima edizione della Youtuber League? Nella prima edizione della Youtuber League ci sono state 4 partite. Perché? Che cazzo vuol dire sta domanda? Un cazzo. Allora, 3 all'andata, 3 al ritorno per un girone, quindi 6. 3 all'andata e 3 al ritorno nel girone sud. Quindi siamo a 6, più le 2 finali siamo a 8. E poi in totale? E poi con la finalissima siamo a 9. Ti stai dimenticando qualcosa? Come? Allora, 10? No. Allora saranno 12. No. Oh, dai, Giusti. 11. No, no, no. Vabbè, ma no, non vuoi sapere. 13. Non mi no. No. Ma Harry. 9. 7. Vabbè. No. Ah no!
Ma avevi detto tu, avevi fatto o 14 o 15. E quindi è 50 e 50, Harry, buttati, vieni. No, rispondi, rispondi. Andrei. Oh, guarda, mi sta suggerendo, sono napoletano. Oh. 16. Sì, va bene. Oh! 15. Sì! Credo, non ci credo. Era un 15 questo. Che cazzo fai così? Ho 15, ho fatto. Fatto così hai fatto. Ma è così, così mi è così, è 16, porca tro... Chiedi scusa! Chiedi scusa! Chiedi scusa! Ragazzi, a Napoli questo è sei, no questo! Chiedi scusa! Posso? Posso? Capite che se neanche con i suggerimenti uno riesce a dare una risposta... Come possono vincere la YouTuber League? Onestamente. Sì, volevo dirlo, onestamente. Quindi. Non si può fare. Molto... Ragazzi, è comunque un insetto che non è che vi può uccidere niente. Tu dici! Un giocatore che ha il numero di maglia che l'ha avuto per tutto il torneo. Io ci sta. Questo è difficile, eh? Signori, mi metto in mezzo a voi due. Sì. Miki farà da VAR e capirà chi sarà il primo a tuffarsi. Ok, che numero di maglia ha avuto in questa YouTuber League Federico Marconi? Dai. Federico Marconi ha avuto la numero 7! Signori, sono stati bravissimi tutti e due, ma Lazza vince questo quiz! Quante ne sai sulla YouTuber League? Però complimenti a Lasagna. Grazie. Complimenti a Lasagna che ha studiato, ha risposto, è arrivata in finale, insomma, brava. Non me l'aspettavo. E quindi, grazie a tutti per aver partecipato a questo video. Ciao!